Un saluto a tutti. Per oggi abbiamo una chiave, un telecomando di una macchina, di una Citroen. Ok, se si vede, è una chiave di Citroen. Quindi vediamo di che usa strada perché non funziona. Ok, devo aprirla. Ok, allora apriamo. Per prima cosa devo verificare la batteria per vedere se funziona oppure no. Vediamo, mettiamo sotto microscopio così vediamo tutti. Che questa sarebbe la batteria. Mettiamo il positivo. Negativo è questo, il positivo è così. Quindi abbiamo 3,2 volt, quindi la batteria è buona, funziona, ok? Solo 3,2 volt. Quindi escludiamo la batteria, portiamo la scheda madre. Vediamo, devo un po' far alzare la scheda madre. Ok, dai, vieni fuori. Ok, quindi vediamo cosa abbiamo su questa scheda. Vediamo se troviamo qualche componente danneggiato. Allora, questa parte non vedo niente di interessante. Il controller sta bene, il condensatore no, giriamo dall'altra parte. Questi due sono i pulsanti, questo è il pulsante e anche questo. Da questa parte sembra che abbiamo un po' di ossido, sì. Sembrerebbe di sì. Abbiamo un po' di ossido da questa parte. Ok. Vediamo se c'è qualche componente in corto. Questo condensatore sarà in corto. Non riesco a centrare bene su questa cosa. Ok, adesso vedo anche io, vedete anche voi. Prima cosa, guardo così se si non fa bip, quindi non è ancora in corto il condensatore, però comunque questo lo dovrei sostituire, che non mi piace. È tutto messo male, quindi questo non è in corto. Questo non è in corto, ok. Questo non è in corto. Questo qua non è in corto. Ok. Andiamo da questa parte. Questo non è in corto. Nemmeno questo. Quindi non sembra che abbiamo dei corti. Vediamo questo condensatore. Neanche questo non è in corto, va bene. Quindi non abbiamo corti sulla scheda. Vado a pulire un po' questo ossido. Mettiamo un po' di alcol isopropilico. Pulisco da questa parte. Vediamo un po'. Ah no, questo condensatore sì, questo lo sostituisco perché non si presenta bene. Da questa parte è corroso, si vede chiaro. Io questo se lo lascio sulla scheda, anche se lo faccio funzionare dopo un po' di tempo.
Fai in corso questo, quindi è meglio sostituirlo prima. Ok, da questa parte sembra tutto a posto. Sì, vediamo come si presenta questo componente. Sì, dovrei insistere ancora un po' con alcol isopropilico da questa parte, se no dopo lo lavo con quella macchinetta ad ultrasoni e facciamo una pulizia profonda così. Quindi a quanto pare devo sostituire questo condensatore da questa parte. Sembra tutto ok. Devo vedere questo va bene. Ah, questi non sono. Ah, anche saldature qua sono andate. Quindi vedete le saldature, sì. Quindi questo fa contatto con la batteria, sì. Neanche queste saldature non sono rotte, quindi dovrei saldare anche questa parte, questo contatto, come si chiama? Sì, questa cosa che fa contatto con la batteria e poi alimenta la scheda, ok? Quindi cominciamo. Per prima cosa mettiamo un po' di fossante da questa parte e da questa parte. Prendiamo un po' di stagno su queste piazzole e adesso mi aiuto con una pinza per saldare bene la cosa. Ok, adesso dovrebbe stare. Facciamo stessa cosa anche da questa parte. Ok, metto ancora un po' di stagno, voglio coprire tutta questa parte. Perfetto, anche da questa parte. Ok, quindi tocco. Ok, così mi assicuro che le saldature sono fatte benissimo, fanno contatto bene. Ok, adesso sembra che abbiamo fatto, le saldature sono state fatte bene. Sì. Questa parte non si muove più, questa parte non si muove più, sì, non si muove. Adesso andiamo a sostituire quel condensatore. Mettere sulla basetta perché devo dissaldare, non uso l'aria calda, uso solo che ora abbiamo detto questo condensatore, dobbiamo risaldarlo. E saldiamo un altro, saldo un condensatore da un iPhone, non so da quanti volt è questo, 6 volt, 5 volt, io metto uno di valore più, di valore superiore, mettiamo uno da
12 volt. Allora uso due pinze, uso due saldatori, così riesco a tirare bene. Ecco, è andato via subito. Quindi il condensatore ce l'abbiamo sulla punta del saldatore. Mettiamo un altro. Prendere un condensatore di un iPhone. Dai, prendiamo un condensatore di un iPhone. Sì. Quindi iPhone Silver Backlight, vediamo C1505. Mettiamo 1505. Questo è il backlight di iPhone, ok? Tanto questi sono da 25 volt, quindi va bene. Ok. Abbiamo un condensatore da 25 volt. Ah, questa non è aperta, devo prendere l'altro. Questa qua mi sembra che è aperta, sì. Quindi prendo un condensatore da 25 volt e è andato da questa parte. Carissimo, questo è più piccolo, però va bene, non fa niente. Importante il valore, ok? Quindi il valore è quello che conta. Ora prendiamo entrambi i saldatori. Proviamo di saldare questo. Dai, metti da questa parte. Che si è saldato bene. Vediamo se è in corto. Non è in corto, quindi va bene. Non abbiamo nessun condensatore in corto, perfetto. Questo qua dovrebbe comunicare con prima piazzola, con la seconda, si comunica con seconda piazzola, quindi questo sarebbe il positivo, ok? Quindi questo è il positivo del condensatore. Ok, adesso aspettiamo il proprietario per vedere se funziona, va bene? Quando arriva il proprietario vi faccio vedere se funziona oppure no.